Con l'esecuzione di brani musicali, anche l'inno nazionale è stato loro affidato da parte di studenti del liceo Forteguerri. A Pistoia, nella sala Terzani della Biblioteca San Giorgio, si è aperta la commemorazione del Giorno della Memoria. Incontro organizzato dalla Prefettura di Pistoia, il giorno è stato istituito con legge del Parlamento nel 2000, in ricordo della Shoah, delle leggi razziali, della persecuzione italiana su cittadini ebrei e per gli italiani che hanno subito la prigionia, la deportazione e la morte nei lager dello sterminio. Come tutti gli anni, le prefetture hanno il compito di organizzare una giornata deputata al ricordo, per ricordare le stragi del passato e soprattutto per ovviare a eventuali ritorni rigurgiti in questo campo. Quest'anno mi piace ricordare non solo la partecipazione dei tanti giovani che hanno fatto un viaggio ad Auschwitz e ci diranno le loro impressioni, perché per noi è importante il loro modo di pensare e la loro crescita non solo culturale ma soprattutto umana. Ma quest'anno mi piace ricordare che si ricorda la donna nello sterminio. Quindi di dove ci sono dei sistemi totalitari dove le donne non hanno pari diritti con gli uomini, c'è sempre la base di un rigurgito di totalitarismo, ed è per questo che noi ancora una volta dobbiamo ricordare e combattere l'indifferenza del mondo verso questi fenomeni, perché soltanto così faremo in modo che i nostri ragazzi siano domani dei cittadini consapevoli. Al centro del Giorno della Memoria sono state le testimonianze di studenti di scuola superiore che hanno partecipato al treno della memoria, il viaggio con meta il campo di sterminio di Auschwitz. Sono tornata molto più consapevole di prima di tutto quello che è successo, molto più rispettosa anche delle persone e delle cose che provo in generale nelle situazioni, sì, molto di più. In classe poi come ne avete parlato? I miei compagni di classe mi hanno molto chiesto cosa ho vissuto e cosa ho provato e si sono dispiaciuti molto di non essere venuti, perché anche per loro sarebbe stata una bellissima esperienza. Il riscontro che abbiamo ottenuto con i ragazzi è stato ottimo. Da parte loro c'è stata partecipazione emotiva, molta consapevolezza, molto rispetto e si sono dimostrati pienamente all'altezza della situazione. È stata un'esperienza bellissima che rifarei e che è stata anche molto significativa e molto importante sia per me stessa, ma penso anche per i miei compagni, non solo di scuola, anche delle altre province toscane.